Di cosa mi sto accorgendo all'improvviso? È il 24 giugno, sono le ore 12:30. Il vulcano di San Benanzo sta dando sfogo da questa zona. Altre volte poco più su ha sfogato, sempre in questa direzione. Forse altre volte è stato più esagerato, ha fatto dei nuvoloni grossi. Veramente io sto vedendo un'altra parte dove si appena c'era un accenno. E improvvisamente è uscito su questo soffione. Adesso non mi ricordo più nemmeno dove stava l'altro perché non si vede più. A questo farà un fumo tremendo che si comporta come la volta precedente. La volta precedente sto parlando dell'anno scorso, insomma. E ricordo, ecco, se forse non ho più le foto, che al termine di questa grossa fumata rimasero, adesso c'è molta vegetazione, non si può vedere, due figure bianche, presumibilmente o fantasmi o esseri viaggiatori particolari in tuta bianca, tuta spaziale, ecco, tutta antimicrobica, antiradiazioni. E questo va. Il percorso delle acque di questa zona qua ad alta concentrazione di fuoriuscita comune, ovviamente quella che rientra in questa inquadratura, a seguire viene la sorgente di San Liberato. E anche la Pianura Radina. Non è che ci va piano, no? Lo pensano le storie del traffico, ci sono delle persone qua. Invece non si devono preoccupare. Lavoravo per Gabrielli, per capo della protezione civile. Mi sottoporrò a questo enigma, senza giudicare io. Lascerò decidere lui, se ne avrà voglia di... se ne avrà voglia. Lo lascerò decidere di cosa si tratta. Oh! Yes! E vabbè, andrà sempre a crescere, non è che spendo le vite qua, è tempo. Forse 40 adesso, all'inizio delle 12:30, minuto più, minuto meno.
siamo arrivati all'1.30, all'1.35. Il vulcano, il soppione è ancora attivo. Oh, ma supponiamo che non sia un soppione. La legge in questo caso cosa prevede? Che in epoche di terremoti, di diffuse fasi sismiche su tutto il centro Italia ed anche qui nel Latino, il procurato allarme chi lo dà? Chi vede questi effetti e ne riferisce? O colui che li mette in pratica, qualora non fosse un effetto vulcanico? E poi ancora là, siamo a Collemare, intorno a Collemare, e potrebbe questo fenomeno, questi fenomeni, aver dato il nome alla frazione, là, alla zona. Ma altro che Colle di Mario, sto supposto console o principe romano, o che stava il colle sul mare, che sotto c'era il mare. L'acqua qui arrivava molto più bassa, no? Se invece fosse il colle mare, il colle è carbone, questi fumi avessero pensato gli antichi che fossero dovuti al carbone marino. Colle mari, mari.